tanti soldi pubblici che sono stati spesi per individuare queste ricchezze. E allora sarebbe una sconfitta per tutti se poi alla fine tutto va in malora, tutto si disperde, tutto rimane fermo. E riuscire a riutilizzarli, a rimetterli in circolo, a ristrutturarli e a far diventare questi beni davvero, come voleva e vuole Don Luigi Ciotti, occasioni di lavoro, occasioni di per ritrovarsi e affermare idee nuove, fare tutto questo non è facile. Io ci sono venuto anche perché, felicissimo, perché il contesto e la cosa si presenta, questa iniziativa si presenta in una scuola, ma anche per chiamare voi ragazzi ad un impegno serio, non un impegno di parole, che voi siete giovani e avrete modo di valutare la condotta di noi adulti e delle istituzioni. Voi avete in mano un potere straordinario e la scelta dell'amministrazione comunale, della prefettura, delle istituzioni di venire a presentare in questa scuola il progetto di riutilizzo del bene è una scelta, non so se loro se ne sono resi conto sicuramente, molto impegnativa, perché la condotta delle istituzioni rispetto a questo bene confiscato, sul quale tante parole abbiamo detto, ne diremo, voi avrete la possibilità di misurare l'impegno. Io vi chiedo, anzi vi nomino tutti adesso con un provvedimento formale, rappresentanti, vi nomino tutti rappresentanti della società, voi siete rappresentanti, ciascuno di voi, le vostre associazioni devono controllare le istituzioni, controllare il mio ufficio, controllare il comune, la provincia, la prefettura, affinché questo bene possa raggiungere la sua destinazione sociale. Guardate, non è semplice, ci saranno molte difficoltà, ancora il progetto non è stato presentato, dovrà essere presentato, come voi avete modo di studiare ogni giorno, nelle materie più diverse le cose non sono mai semplici, le cose sono sempre complicate e quando si tratta di affrontare procedure pubbliche le cose diventano ancora più complicate. Anche se noi facciamo un ricovero in un ospedale, quante difficoltà abbiamo, la lista delle questioni, anche se dobbiamo sbrigare una pratica, grandi difficoltà, qualunque sia l'ufficio pubblico nel quale noi andiamo. Pensate che se questa pratica deve riguardare un'associazione criminale e interessi di persone che lavorano nell'illegalità, queste difficoltà aumentano. Allora noi istituzioni faremo fatica, io lo so già, a portare a compimento questo progetto, ma io sono sicuro che una scelta che coinvolga i giovani, le loro associazioni, che coinvolge la città, è una scelta che certamente giungerà a destinazione. Da parte mia, da parte del mio figlio, c'è l'impegno massimo affinché questo bellissimo progetto di un affidamento del terreno già alla cooperativa libera, che in tutta Italia è protagonista di battaglie straordinarie per l'affermazione della legalità. E poi c'è il comune, perché l'idea meravigliosa di questa legge è che questi beni non sono dati direttamente alle associazioni, ma c'è un comune, c'è un'organizzazione amministrativa che si mette a disposizione vostra e delle associazioni che gestiranno questi beni. Occorreranno soldi, occorreranno che per ristrutturare e per avviare questi beni all'utilizzo. Ci sono delle leggi che prevedono il finanziamento di queste attività, il mio ufficio è inserito, diciamo, in un contesto di organi pubblici che provvedono a finanziare questi progetti, se questi progetti rispettano certe regole e certe procedure, perché la vita è fatta di regole ed è fatta di procedure, a volte più difficili da seguire quando, come in questa materia, le difficoltà, diciamo, sono frapposte anche dalle espressioni di quella cultura della illegalità, della criminalità che cerca e ha cercato anche in passato di ostacolare questo utilizzo. Ecco, quindi il mio saluto a voi è, come dire, il conferimento di un potere, il potere di controllare questa bellissima iniziativa, un'iniziativa che potrà dare molti risultati in termini ripagare intanto
le forze dell'ordine, i carabinieri, la finanza, la polizia, i cittadini che hanno aiutato quelle forze dell'ordine a fare luce sui tanti fatti di criminalità, alle vessazioni, alle estorsioni. Magari molti di voi non lo sapranno, ma i vostri genitori o i vostri parenti, in questa nostra terra, io sono di Castrignano dei Greci, e abbiamo subito per tanto tempo la vessazione, il pizzo, l'estorsione, abbiamo dovuto pagare. E oggi c'è un momento di riscatto. I soldi, quei soldi che vennero con la violenza, con la sopraffazione sottratti, vengono oggi restituiti alla collettività sulla base di questo progetto. E allora, se noi siamo stati danneggiati, noi cittadini, noi comunità civile, siamo stati danneggiati in quel periodo perché ci vennero sottratti questi beni, abbiamo un'occasione di riscatto, ma abbiamo anche un'occasione di proposta, un'occasione attiva. E questa occasione voi la dovete cogliere e controllare il comune, la prefettura, il commissario, l'associazione libera, partecipando anche alle associazioni, perché queste parole che oggi noi qui stiamo dicendo possano diventare effettiva e concreta realtà. Grazie.